Salve a tutti, sono Maicio Alexandra di Ethos Edizioni. Oggi però sono qui per www.marchenotizie, un sito fantastico che ci ha seguito in tutti i tour dei nostri libri. E ad oggi lo aiuterò io. E siamo proprio qui con un ragazzo fantastico, un musicista che è stato anche nostro relatore per un nostro libro di una presentazione a Bologna, Augusto Cuda, noto musicista, ha suonato anche con i Luna Pop e oggi si trova qui proprio perché sta per uscire il suo nuovo disco. Sì, sta per uscire il mio nuovo disco come cantante solista, perché comunque sono solista dal 2003. Oggi sono venuto a provare questa esperienza, l'ebbrezza del provino di X Factor, 12 ore in piedi, è fantastico. Però è stata un'esperienza comunque abbastanza positiva, ho visto in tante persone proprio la speranza di un futuro nel mondo artistico, nel mondo della canzone, no? Ed è una cosa comunque abbastanza emozionante. Lo è stato anche per me, non lo nascondo. Tra l'altro sono stato, credo, l'ultimo, o comunque tra gli ultimi. È da questa mattina presto che sei qua. Sono arrivato stamattina alle 9 con il mio produttore Matteo Ganassi, produttore artistico, che ha realizzato insieme a me ad altri musicisti bravissimi questo grande progetto, almeno grande per noi perché è da più di un anno che ci lavoriamo, un progetto al quale hanno collaborato musicisti di grande fama, quale Adriano Molinari, batterista di Zucchero, il bassista Cesare Chiodo che ha suonato con la Pausini, con Neck, con Raff, insomma con tutti i più grandi artisti italiani. Poi c'era Massimo Zanotti ai fiati, Ghidoni, il trombettista di Eli e le Storie Tese, le coriste dei Nomadi, quello più scarso sono proprio io. Molto bene, molto bene. Quindi in pratica ti stai rimettendo in gioco, cioè perché poi alla fine uno si mette sempre alla prova, anche tu che comunque, voglio dire, sei già un musicista affermato, perché comunque credo che, voglio dire, per un ragazzo giovane come te suonare ai tuoi livelli e poi oggi trovarti qui, metterti in gioco magari con ragazzi che sono alle prime armi è una cosa molto bella. Io credo che sia un grande atto d'umiltà, forse è proprio quello che poi al giorno d'oggi un po' manca. Beh, diciamo che c'è sempre comunque da imparare anche da chi è arrivato ieri, no? Nel senso che c'è sempre veramente da imparare sia dai più bravi che da quelli meno bravi, perché si impara sempre qualcosa in questo mestiere. Io in vita mia non avrei mai creduto di fare il cantante, eppure oggi mi ritrovo qui con un disco in uscita, ho finito di registrare il disco ieri sera tra l'altro, sono tornato a casa a 1 stanotte, ho dormito 2 ore, mi sono svegliato alle 5 e sono ripartito per venire giù a Senigallia a fare questo provino e quindi provare l'ebbrezza vera di X Factor, perché l'ebbrezza si prova nei provini, credetemi. Quindi sei sempre, ti emozioni ancora nonostante tutto, c'è sempre un'emozione, voglio dire. Beh certo, la musica è comunque continua emozione, sia che sia il provino, che sia il concerto, che sia lo scrivere una canzone o che sia trovarsi in uno studio di registrazione, condividere quindi le gioie musicali o artistiche, poi rappresentano comunque la mia vita, con amici, col pubblico e quant'altro. Anche questi momenti sono così belli. Quindi vogliamo anche qui a questo punto Matteo, che Matteo, voglio dire, mi sembra il caso, anche perché voglio dire, mi sembra anche lui un ragazzo molto giovane, quindi abbastanza. Cosa ci vuoi dire di questo disco di Augusto? Che voglio dire, noi siamo interessati a questo, a sapere proprio il titolo, è la cosa. Ma vieni qui Augusto, dove vai? Non scappo. Ci stringiamo, stretti stretti. Siamo abbastanza magrini, quindi. Ma stiamo bene comunque. Ma stiamo bene. Guarda, il titolo Papa Gust, non svegliamo adesso il significato, lasciamo un attimo di suspense. Già un titolo abbastanza. Può aiutare il titolo già a capire cosa vuol dire, però la cosa importante del disco, che secondo me non è mai scontato, ogni canzone è a sé e legata alle altre, nel senso che ha colori, ha musiche, ha sapori, sempre diverso, non annoia mai e crea quindi secondo me un grande interesse. Noi abbiamo lavorato per creare questo grande interesse, che ormai comunque anche in Italia i prodotti sono tutti uguali e cerchiamo di differenziarci un po' creando appunto
una diversità tra le varie canzoni. Certo. Legate insieme dalla, secondo me, fantastica voce di Augusto. Sì, una voce bellissima, anche perché poi io, tra le altre cose, vi devo dire la verità, ho sentito il CD di Augusto ed è veramente bello. Non hai sentito ancora il definitivo? No, il definitivo ancora non l'ho sentito, ho detto una bugia. C'è una cosa comunque molto importante, sì, che vorrei ricordare al pubblico: questo disco conterrà 10 canzoni. E sono canzoni che trattano temi di vita vissuta sia direttamente che indirettamente attraverso comunque le persone che mi stanno vicino, perché scrivo comunque in ogni momento, che sia giorno, notte, ma scrivi quando provi un'emozione. E la cosa bella è che contiene 10 canzoni appunto che sono una diversa dall'altra. Cioè non c'è un genere, non è un'antologia questo disco, però rappresenta comunque momenti di vita. È stato articolato appositamente così, non è stato un caso, ecco. È un disco un po' particolare, diverso. Anziché fare 10 canzoni sullo stesso stile, stesso genere e quant'altro, abbiamo optato per la diversificazione del prodotto all'interno dello stesso disco Papagust. Bene, quindi avremo l'onore di averti qui a Senigallia, in questa piccola perla di mare? Beh, volentieri, devo dire che il foro annonico, dico bene? Ho vissuto 10 anni a Milano. No, ho detto una cavolata, foro annonario, annonario. Infatti anche il navigatore non me lo dava come foro annonico. Comunque è molto bella questa piazza, a parte gli scherzi, ha una bella acustica e ci terrei a fare un concerto qui, spero al più presto. Beh, comunque, allora chiederemo la possibilità. Anche il mio sito magari. Come no? Come no? Dici pure il tuo sito, come no? Il mio sito è www.cuda.it, cuda con la K, kuda.it. Potete iscrivervi alla newsletter per essere continuamente aggiornati sul nostro progetto, trovare tante foto che rappresentano appunto anche questi momenti, trovare dei videoclip e quant'altro. È un aperitivo dei brani, diciamo, qualche secondo per fare capire che secondo me vale veramente la pena ascoltarlo per intero il CD. Molto bene ragazzi, io vi ringrazio, ringrazio www.marchenotizie, ringrazio soprattutto Roger Conti che, come dire, cerca sempre di seguire proprio i giovani, di seguire eventi come questi, la cultura, la voglia dei giovani di fare, di mettersi in gioco, nonostante, ripeto, la cosa che mi colpisce da Augusto è che comunque, insomma, è già un musicista affermato, questo io ci tengo a dirlo, e vederlo qui nella mia città, Senigallia, insieme magari a dei ragazzi che si mettono in gioco subito per la prima volta, per me è una bella cosa. Bravo Augusto, complimenti. Grazie, posso dire una cosa con piacere estremo? Sono molto legato a questi posti, alle Marche, soprattutto perché comunque ho una grande amicizia ormai da più di 10 anni con una persona fantastica che è appunto Nenè Limpiglia, che entrambi conosciamo. Quindi insomma, forza i giovani ragazzi. Sempre, forza anche le Marche, X Factor, l'arte e anche Roger Conti, che è una persona fantastica e qui che ci sta facendo appunto le riprese per questa intervista. E un saluto a tutti coloro i quali seguono www.marchenotizie.net. Me lo ricordavo, vedi? Bravo, ciao a tutti, ciao. Ciao, grazie. Ciao, grazie, ciao.